Donare una visita medica a chi non può permetterselo, per una comunità più sana, inclusiva e partecipe. L'obiettivo della serata Le Stelle Manzoniane, organizzata dalla Croce Verde Bosisio e dalla Banca delle Visite Onlus. Un successo per il secondo anno consecutivo. Oltre 400 invitati, 60 aziende presenti al Charity Dinner. Sul palco Raja Bezaz, inviata di Striscia la Notizia e conduttrice radiofonica, Ensino Fargetta di Radio DJ e Corra del Brianzolo, con Umberto Crippa, Filippo Buraschi e Michela Dominicis. Anche quest'anno siamo molto contenti, la seconda edizione di Stelle Manzoniane, una bellissima serata, una charity per raccolta fondi per sostenere il nostro grande progetto che condividiamo come Croce Verde e Banca delle Visite a sostegno delle persone fragili del nostro territorio con problematiche di salute. Quindi andiamo a donare salute al nostro territorio attraverso le Stelle Manzoniane. Chi sono le Stelle Manzoniane? Sono gli imprenditori, le aziende del nostro territorio che con grande entusiasmo anche quest'anno hanno aderito alla nostra iniziativa sostenendola con i loro contributi economici e questo ci fa sì di poter erogare questi fondi sul nostro territorio. Dico sempre che grazie a questa sinergia tra le aziende del territorio, le istituzioni e il terzo settore, quindi con associazioni come la nostra, generano un welfare di prossimità fondamentale per assistere le persone fragili del nostro territorio. Lo scorso anno quanto avete raccolto? Più di 40.000 euro, 41.000 euro per l'esattezza, e quindi siamo molto contenti e ci aspettiamo anche quest'anno di poter fare altrettanto. La Fondazione Banca delle Visite ha una presenza nazionale, quindi siamo su circa 2.000 visite quest'anno che saranno donate a fine anno. Con Croce Verde Bosisio e con questa edizione delle Stelle Manzoniane andiamo a chiudere un cerchio di un'attività di un anno che ha portato qui sul territorio circa 200 prestazioni donate. Vogliamo con questa edizione rilanciare l'iniziativa e far sì che non soltanto si pensi alla salute nel momento in cui si ha bisogno di una visita, ma che questo diventi proprio cultura della prevenzione, cultura dello stare bene, della salute, per far sì che tutti possano rendersi partecipi di una società più sana, più inclusiva, più integrata e più partecipe.